umano e cosa non lo è? Cos'è virtuale, digitale? E in che modo queste categorie si combinano e interagiscono con quella che noi chiamiamo realtà? Offline, on life, come ormai tutte le nostre vite. Perché allora categorizzare? Perché scegliere e ragionare a compartimenti stagni? Questo viaggio tra arte e tecnologia pone l'attenzione sull'ibridazione, sull'interdisciplinarietà, sulla cross-medialità. È un viaggio questo che abbiamo cominciato lo scorso maggio e che ora si chiude, ma solo in parte, per poi lasciare libero spazio alla riflessione. Gli stessi colori che disegnano cose molto diverse, e allora il nostro punto è stato: ok, allora quello che dobbiamo fare è fare qualcosa tipo il cosplay della zona, no? Davvero l'idea di abitarla, vuol dire facciamone un piccolo modello in scala, no? Cioè, costruiamone una un po' più piccola, un po' più a nostra misura, un po' dentro la sala del teatro e proviamo ad abitarla davvero, cioè, nel senso. Costruiamoci uno strumento che poi possiamo usare, no? Prendiamo tutta questa infrastruttura e usiamola come uno strumento coreografico per fare quello che ci. Cioè per trovarci delle sfumature espressive, no? Esempio pratico che fa molto comodo. Ci triggerà tantissimo l'idea che te sei col telefono nella vita reale, te schiacci qualcosa sul telefono e questo piccolo tap scatena un uragano altrove, no? Cioè io schiaccio tap e metto in moto un ragazzo che con la bici mi porta da mangiare, cioè gli faccio attraversare la città, lo faccio inciampare in tutte le buche che trova, quasi lo tirano sotto le macchine. E questa cosa l'ho attivata davvero io. E manca un po' quel. È a metà tra la valanga, la pallina che rotola giù dalla valanga. E davvero l'azione e reazione, no? Che è spropositata, è spesso nascosta, è spesso sommersa. Benvenuti a Humanism. Humanism è un progetto nato nel 2018 in un anno abbastanza particolare, che era quello in cui iniziavano a uscire un po' a livello globale le linee guida sull'intelligenza artificiale. Quando ho cominciato questa esperienza con Humanism, devo dire che ero molto preoccupata, perché ho dovuto sorprendermi del fatto che in realtà c'è un fermento molto interessante, ci sono tanti artisti. Questo dipende anche dal fatto che l'intelligenza artificiale si è ormai diffusa come tecnologia e quindi anche gli artisti sono più abituati ad utilizzarla. Chiaramente dobbiamo ancora scardinare dei paradigmi e mi riferisco anche al sistema dell'arte stesso, che deve imparare a inglobare questo tipo di pratiche all'interno appunto delle sue dinamiche. La seconda edizione ha una caratteristica diversa rispetto alla prima. Nasce intanto nel periodo pandemico e quindi sposa un po' tutta la complessità che abbiamo vissuto finora, e il cambio di prospettiva è abbastanza evidente in questa mostra, in quanto infatti gli artisti decidono di riflettere non sull'intelligenza artificiale, ma sull'intelligenza artificiale come strumento che amplifica il potenziale visionario e ci aiuta a rinegoziare dei concetti base per l'essere umano. La seconda edizione infatti si intitola Redefine the Boundaries ed è un invito forte a ridefinire i confini che sono alla base dell'esperienza umana. Io sono Maria Grazia Contorno e l'opera presente qui a Rehumanism, Redefine the Boundaries, è Superufo Voynich. È un'opera che percorre i territori ibridi a cavallo tra il pensiero magico e il pensiero scientifico, che è una ricerca che porta avanti già da diversi anni. E protagonista di questo lavoro sono il codice Voynich da una parte e una bambina dall'altra. Il codice Voynich è il più antico misterioso ed esoterico codice mai decifrato,
ed è stato per questo motivo una sfida diciamo tentata da diversi studiosi in tempi più recenti anche informatici. In realtà il codice non è mai stato decifrato, non è mai stato tradotto, e allora l'idea di base è questa: con l'aiuto dell'intelligenza artificiale fornire una traduzione finta ma coerente che possa essere estesa all'intero codice in modo da forzarlo. Il fatto di avvicinare queste due grandi aree, quelle del pensiero scientifico e quelle del pensiero magico, e farli incontrare in un punto che è fondamentale e che è quello dell'intuizione, quello dell'idea, del guizzo, che permette sia allo scienziato sia all'artista di mettere un primo tassello, che può essere nel caso dello scienziato l'elaborazione di una teoria, nel caso dell'artista la realizzazione di un lavoro. Però c'è un terreno comune tra le due aree ed è questo quello che mi interessava esplorare. Noi siamo Numero Cromatico, che è un centro di ricerca ma soprattutto un collettivo di artisti e neuroscienziati fondato a Roma nel 2011. Quindi abbiamo iniziato a pensare a come potesse l'arte essere influenzata, come potesse essere cambiata attraverso un approccio scientifico alla ricerca. Il nostro intento è quello di immaginare un'arte come una scienza, ma anche quella di divulgare quest'idea attraverso diverse modalità. E qui per Rehumanism abbiamo portato un progetto che diciamo viaggia su diversi livelli. Il titolo è Epitaphs for the Human Artist. Siamo partiti dalla forma letteraria dell'epitaffio, che è una forma letteraria molto particolare perché viene utilizzata storicamente per onorare il defunto, per onorare diciamo quanto fatto in vita da un essere vivente che non c'è più. E ci siamo interrogati sul fatto che secondo noi, secondo le nostre idee, secondo il nostro pensiero sull'arte, l'artista dovrebbe essere qualcos'altro rispetto a quello che è. E abbiamo utilizzato lo strumento dell'intelligenza artificiale, quindi al servizio delle nostre posizioni teoriche, delle nostre idee sull'arte. E in che modo l'abbiamo usato? L'abbiamo usato istruendo una intelligenza artificiale, un algoritmo che simula le reti neurali del cervello, quindi una tecnologia molto raffinata, molto all'avanguardia. L'abbiamo istruita a scrivere epitaffi, ok? L'abbiamo istruita a scrivere testi che commemorano la morte dell'artista, e abbiamo raccolto in una prima fase 300 epitaffi e li abbiamo inseriti in questo oggetto, in questo libro che vedete qui. Ma come vedete abbiamo anche creato attorno a quest'opera un ambiente, un'installazione che a primo acchito sembra essere qualcos'altro, perché ci sono dei colori molto forti e i testi stessi vengono presentati con una tendenza cromatica. Questo perché nel nostro modo di progettare le opere c'è sempre la peculiarità di rendere ambiguo ciò che creiamo, di non renderlo subito comprensibile. Le intelligenze artificiali alla fine sono degli strumenti artigianali, nel senso che sono costruiti dall'uomo come gli altri strumenti, diciamo, sono strumenti al servizio dell'intelligenza umana che ha prodotto anche l'intelligenza artificiale. E quindi è necessario, prima cosa, immaginare, almeno dal nostro punto di vista, dal punto di vista artistico, che ogni opera ha necessità di strumenti diversi. Quindi bisogna sempre tenere in considerazione la coesistenza. Ecco, la coesistenza degli elementi. E posso, diciamo, fare un passo più ampio, nel senso che noi, studiando il cervello in relazione all'opera d'arte, pensiamo che gli esseri umani debbano coesistere. Coesistere tra di loro e coesistere con il pianeta. Siamo tutti esseri viventi e dobbiamo tenere in considerazione che quello che saremo domani è basato sull'idea di costruirlo insieme. Questa mostra ci insegna che anche la tecnologia ci può aiutare a farlo, in particolare l'intelligenza artificiale. Noi lo sappiamo, la promessa di prestazione dell'intelligenza artificiale è proprio la possibilità di analizzare una mole di dati molto più grande di quanto potremmo fare con i nostri sensi umani. E l'invito di tutta questa mostra, e si declina poi nelle singole opere, è proprio a superare questa prospettiva antropocentrica che abbiamo visto ha portato alla situazione attuale. Ma il virus è l'esempio perfetto di
un'entità non umana, non vivente, ma che allo stesso tempo si interfaccia con il corpo fisico. E quindi può essere forse una grande metafora di come dobbiamo ripensare alla nostra vita in una prospettiva multispecie, e quindi appunto legata alle altre specie animali, ma anche a tutto ciò che è inorganico. Se pensiamo alle nanotecnologie, a brevissimo abiteranno i nostri corpi. Allora lì la differenza tra umano e artificiale dove la andiamo a definire?